Eccoci, siamo tutti. Allora, è arrivato il momento della nostra tavola rotonda. Abbiamo con noi, per chi non ci fosse stato prima, Paola Annis, Massimo Bonanni e Luca Bianchi. Durante questa tavola rotonda tratteremo diversi argomenti, ma soprattutto se avete domande o temi che volete proporre, siamo a disposizione, quindi vi invito a scriverci in chat. Iniziamo, c'è una domanda che ha scritto Marco in chat poco fa, che era rivolta a Luca, però mi piacerebbe rivolgerla a tutti voi. Chiedeva di fare il punto su quante aziende italiane stanno utilizzando serverless e in quanto dalle proposte LinkedIn di lavoro sembra molto poco utilizzato. Sono più orientate ai microservizi, Docker, da quello che scrive, quindi la domanda è: per un programmatore dove conviene investire? Lascio partire Luca. Ok, allora, è una bella domanda ed è anche un po' uno dei motivi per cui con gli amici di Serverless Days abbiamo cercato negli anni di spingere lo sviluppo e l'adozione della tecnologia serverless. Secondo me, ad oggi un programmatore deve avere uno sguardo sia sulle tecnologie cloud native, di cui serverless è una parte, ecco, intendiamoci, con serverless io intendo anche tutto quello che è la possibilità di sviluppare utilizzando al meglio le tecnologie che il cloud vendor mette a disposizione, sia se vuole intraprendere una strada invece più cloud agnostic su tutto quello che è il mondo container. Quello che sto vedendo all'interno di Neospinos, noi oggi abbiamo due anime. Abbiamo l'anima AWS, abbiamo l'anima di infrastructure. E quello che sto vedendo è che ad un certo punto queste due strade tendono a convergere, nel senso che in molti casi anche l'utilizzo di tecnologie container ha dei benefici notevoli derivanti dall'utilizzo di un cloud vendor, utilizzo di servizi gestiti e magari di alcune funzioni per il deploy. Detto questo, dipende molto anche da quanto uno sviluppatore vuole essere focused sulla parte di sviluppo, quanto invece vuole spaziare su tematiche più ops, quindi quanto ti senti dev e quanto ti senti più DevOps come infrastruttura. Io personalmente capisco molto poco di problematiche di networking, piuttosto che di problematiche di gestione di security group e quant'altro. E quindi per me la scelta è ovvia. Però ho fortunatamente dei colleghi, vedo Massimo che ride, ecco, ho fortunatamente dei colleghi che la pensano in modo diverso. Chi No, vuole do il continuare? mio Ecco. contributo. Allora, io da un paio d'anni non sto più su progetti effettivi, però mi arrivano persone. Io relativamente ad Azure, che fanno tante domande sul serverless perché stanno valutando l'adozione del serverless o comunque parte di migrazione del serverless. Quindi l'idea è proprio quella. Io sposo quello che dice Luca, nel senso che il programmatore, secondo me, deve avere la forma mentis per il cloud. Dopodiché sono strumenti, che tu vada sulla containerizzazione o che vada sul serverless, dipende da fattori che magari non sono legati a te, ma sono legati a scelte strategiche. L'idea è quella di valutarlo comunque il serverless e dal mio punto di vista vedo tantissime domande sul serverless e gli argomenti, i moduli relativi al serverless sono sempre quelli che mi impiegano più tempo perché il modulo magari dura poco, però poi l'insieme di domande sono tante, scenari possibili. E comunque anch'io come Luca non capisco niente di networking, quindi sono soddisfatto se lo fanno altri, quindi. Io, my two cents, dunque, io vedo chiaramente il serverless Microsoft, quindi Azure Function, Logic App e tutti gli altri oggetti che ha raccontato anche Marco prima. Non mi viene in mente un cliente che non ha almeno un'applicazione con un oggetto serverless, quindi il mio punto di vista è che va saputo, va conosciuto l'argomento, è indispensabile soprattutto quando ci sono ambienti misti e per cui vengono usate moltissimo per fare quelle integrazioni al volo, che poi non sono mai al volo, lo sapete benissimo, però diciamo
viene così richiesta, fammi questa integrazione al volo, tanto è facile, la facciamo con una function. Ok, non è facile, lo sappiamo, però davvero non mi viene in mente un cliente che non usa almeno un oggetto serverless nel suo deployment. Quindi consiglio per gli sviluppatori, secondo me va saputo, è un argomento hot. Ok, e per quanto riguarda anche un tema che ha trattato prima Luca, il cambio di paradigma, quindi la migrazione su serverless richiede anche un cambiamento nell'approccio del team, una crescita da parte del team, e Luca ha suggerito un investimento in termini di formazione del team, che è la cosa fondamentale, l'abbiamo trattato anche con Marco prima. E che tipo di suggerimento dareste ai CTO, ai manager, alle aziende che potrebbero iniziare questo percorso? Intanto di prevederlo, che già sarebbe un passo avanti in alcune realtà, nel senso che se non lo prevedi è difficile, cioè se a livello aziendale non prevedi del tempo dedicato alla formazione che non sia lasciata al buon senso delle persone, perché poi le persone hanno una vita privata e quindi non puoi pretendere che finito il lavoro poi studino, comunque si aggiornino, poi magari lo fanno per carità, ma non è corretto. Il primo step è che mentalmente a livello aziendale, un po' come diceva Luca prima riguardo a favorire i tentativi e apprendere dagli errori, anche a livello di formazione debba essere previsto in questo senso. Dopodiché le strade ce ne sono quante ne vuoi, guarda, però intanto prevedilo. Se lo prevedi già parti avvantaggiato rispetto ad altri, secondo me. Luca, Paola? Io sono più un pochino più talebana in questo, nel senso che chi lavora nel mondo cloud deve aver imparato ormai a studiarsi le cose quotidianamente, quindi non... Cioè, io non mi aspetto, come dipendente è difficile che mi aspetti che mi venga detto, fai questo corso di 2 settimane, fai solo questo, ma io non intendo quello però, Paola, io intendo il fatto che come nel caso in cui diceva Luca, se tu provi e sbagli non vieni punito, che tu abbia la possibilità di dedicare del tuo tempo per studiare. Poi è chiaro che tu sei sempre a per running, sei sempre a studiare, sei sempre ad aggiornarti. Però che non ti venga previsto che tu 9-18 debba fare qualcosa a un cliente, se per caso ci guarda un'ora, mi metto a fare una cosa, venga additato e tacciato di oddio, guerra ai forconi, impicchiamo le cose del genere, in questo senso, no? Onestamente non l'ho mai visto, sono d'accordo con te. T'assicuro di sì. Che direi alle aziende è questo. Prevedete degli ambienti di test in cui poter lavorare, perché onestamente studiare questi oggetti sulla carta lo trovo impossibile. O uno ha un laboratorio dove si può mettere lì, provare le function, provare, metto anche AWS, provare la parte AWS. A me piacerebbe avere un laboratorio AWS comunque per fare un po' i confronti. Quindi o uno può provarsi le cose e quindi... toccare con mano e imparare anche sui suoi errori, e se no il corso, come lo intendevamo, vecchio stile, non serve a niente. No, sono d'accordo, hai ragione, questo sì, insomma, in formazione è tutto compreso, anche la possibilità di avere un playground, perché altrimenti finisce lì. Ancora meglio sarebbe, cari CTO e CIO, prendete un'applicazione piccola, a piacere, magari innocua, quella, non so, le ferie dei dipendenti, la classica, no? E dite, ok, questa roba qui io la voglio modernizzare e la facciamo in un paradigma cloud native, la facciamo magari serverless. Cioè, fate provare agli sviluppatori le cose in produzione, non soltanto teoriche, no? Perché sono due mondi diversi. Ecco, aggiungo, sono d'accordissimo con entrambe le posizioni, aggiungo un elemento, da CTO incentivate le persone a contestare, a proporre alternative alle vostre scelte. Questo è un punto importantissimo. Ho visto i benefici di questa cosa, cioè nel momento in cui qualcuno nel team può venire a dire ma ok, abbiamo sempre fatto in questo modo questa applicazione, l'abbiamo sempre fatta con questa architettura, perché non proviamo a farla in un altro modo? E anzi, il consiglio è cercate di aiutare le persone a contingentare l'incertezza che la scelta di una nuova tecnologia vale per serverless, ma vale per qualunque nuova tecnologia comporta.
Quindi piuttosto che da domani tutti a studiare serverless, chiedete a quelle vostre, le persone del vostro team, chi proporrebbe delle innovazioni, dei miglioramenti, definite un ambito in termini di impatto, come diceva Paola prima, in termini di tempo, come diceva Massimo, bounded, in modo che così riusciamo a trarre delle conclusioni, ma lasciate all'interno di quell'ambito le persone libere sia di apprendere che anche di sperimentare. E in alcuni momenti magari prevedete su base annuale o su base di quarter alcuni momenti in cui le persone possono liberamente sperimentare. Noi abbiamo introdotto qualche anno fa una cosa, purtroppo siamo rimasti fermi un paio d'anni a causa Covid, abbiamo introdotto una tecnica copiata da Atlassian, che è quella dei FedEx Day. Sostanzialmente si identificano 2-3 giorni, magari fatti su base semestrale, in cui i vari team hanno la possibilità di sperimentare, studiare, implementare, provare a migliorare quello che vogliono. Cioè il team si costituisce spontaneamente, quindi colleghi decidono, magari viene predisposta una lavagna su cui ciascuno scrive delle idee o cose che vorrebbe fare e altri si ingaggiano su quelle idee. Vengono dati questi 3 giorni durante il periodo lavorativo, quindi sono magari, che so, mercoledì, giovedì e venerdì, meglio se fatti off-site. L'unico vincolo è che al termine del terzo giorno bisogna mostrare qualcosa, bisogna far vedere qualcosa, qui il nome FedEx Days, perché devi consegnare qualcosa, devi fare una delivery. Può essere sperimentazione della migrazione verso function di un applicativo, può essere sperimentazione di un nuovo database. Ecco, questo è sempre stato, nella mia esperienza, un'ottima fonte di ispirazione, di innovazione, e anche, soprattutto, incentiva le persone a pensare a soluzioni alternative. La cosa peggiore che può fare un CTO per l'azienda è decidere in maniera gerarchica come vanno fatte le cose, perché se lo decido io, per quanto posso avere una grande stima di me, comunque sono una persona sola. Nel momento in cui il team ha la possibilità, la facoltà anche di mettere in discussione, di dimostrare, e fortunatamente lo fanno tante volte, come le mie scelte fossero sbagliate, ecco, questa cosa permette a tutti, anche ai CTO, di crescere. Assolutamente, concordo con te al 100%. Una sorta di hackathon interno, si può dire. Ok. E allora, passo ad un altro argomento che, diciamo, viene spesso toccato, è serverless versus container. Quindi sia serverless che container consentono agli sviluppatori di creare soluzioni flessibili, scalabili e con un carico di lavoro inferiore rispetto alle soluzioni utilizzate in passato. Cosa dovrebbe guardare uno sviluppatore per prendere una decisione sull'architettura da integrare? Quali sono i benefici di una e dell'altra soluzione? Qualcosa è stato accennato prima da Luca. Lascio partire Massimo, Paola. Nessun container vi darà mai una maglietta bella come questa. Esatto, prima cosa. Allora, neanche come questa. È una visione molto strong sui container che non sarà condivisa. Che fatica. Cioè, ma poi ve la condivido perché ho clienti che mi hanno chiamato e mi hanno detto ma che fatica sti container. Cioè, c'è un lavoro importante dietro, ok? Non c'è tutto questo lavoro importante lato serverless. Sono oggetti, sono animali completamente diversi. Cioè, uno è un gattino flaffoso, tutto bello tenero, quell'altra è una bestia da domare. Quindi, per me, serverless tutta la vita. Questa però è la mia personale opinione. Io sono sempre del discorso sono strumenti. Quindi, così come in un'officina meccanica tu troverai la chiave a cricchetto e la chiave a brugola piuttosto che la chiave inglese, e probabilmente per un certo tipo di dato va bene sia la chiave inglese che la chiave a brugola, dipende che cosa vuoi ottenere. Secondo me sono tutte e due validi, evidentemente. Il serverless, attenzione, può dare, sono d'accordo con Paola che è più, tra virgolette, è meno bestia, mettiamola così, è meno mostro, però anche lì vanno pensate le cose, perché si rischia sempre di, il serverless è facile e cominciamo a farlo neanche tanto corretto, secondo me, comunque vanno pensate le cose. Non lo so, dall'altra parte, poi dipende cosa fai, certo, se io ho delle applicazioni già esistenti e probabilmente riesco a containerizzarle, magari un primo step è quello del container, seguito poi da un
refactoring o cose del genere. Quindi al solito sono dei tool e come dicono tutti i bravi consulenti, quando usare uno o l'altro dipende. Cioè anche lì non c'è una risposta, secondo me, universale per tutto, come al solito, no? Quindi fatevi di tutte e due, studiateli tutte e due. Ecco, c'è una storia interessante. Noi abbiamo un team container che dopo tanti anni di esperienza nella gestione di container ha iniziato a sviluppare delle componenti di tecnologia che gli permettono di avere built-in delle best practice, che gli permettono sostanzialmente di portare molti dei benefici di serverless su container. Ecco, secondo me questo è il punto che a me piace maggiormente. Poi, per carità, nel senso, portano una serie di benefici, ma container da solo ti manca qualcosa. Hai bisogno di un supporto o di un team con delle skill notevoli, hai bisogno di supporto o hai bisogno di tecnologia, il più delle volte di tutte e tre le cose insieme. Nel caso serverless riesce ad essere autonomo maggiormente. Quindi questa è, se vogliamo, un po' una differenza che vedo. Ok, e Massimo ha accennato anche il prossimo argomento, anche durante il suo talk. Serverless è una tecnologia relativamente nuova e si sa che ha i suoi limiti. Se vi dessero la possibilità di cambiare o di evolvere qualcosa in questo momento rispetto a quella che è la situazione attuale, cosa cambiereste e su cosa lavorereste di più? Dico la mia, va, così, parlando a voce alta. Allora, la tecnologia dei limiti, intanto dipende quale tecnologia serverless, perché in realtà sia in AWS così come in Azure di tecnologie serverless ce ne stanno N. I limiti sono quelle dell'architettura serverless, ma se tu hai un'architettura che si sposa male col discorso di differenziare gli endpoint, avere scalabilità di eventi e astrazione rispetto alla piattaforma e scegli il serverless, è come andare a scegliere, che ne so, il carretto per portare la trave dell'autostrada. Cioè lì il limite, secondo me, te lo crei quando scegli un'architettura scorretta per lo scenario che stai implementando. Dopodiché tutte le architetture hanno dei limiti, evidentemente, altrimenti farebbero tutti le applicazioni in quell'architettura, evidentemente ha dei limiti. Il trucco sta nel non scegliere l'architettura sbagliata per lo scenario che hai sotto mano. Dopodiché le tecnologie, sono anche gusti. Cioè io preferisco il codice e quindi farò le function, qualcun altro preferisce l'approccio no code, low code, userà le logic app. Quindi, Sì, sono assolutamente d'accordo. Scusa Paola, ti ho rubato la parola. Sono assolutamente d'accordo. Non cambierei tanto sulla tecnologia, perché la tecnologia è uno strumento e secondo me noi ad oggi non abbiamo bisogno di strumenti migliori, abbiamo bisogno di persone migliori o comunque di persone con una più ampia comprensione delle tematiche. Io ho visto architetture aberranti implementate sulla tecnologia super cool, ultra serverless, utilizzando l'ultimo servizio rilasciato l'altro ieri, e delle architetture perfettamente scalabili e evolvibili che poi venivano packaged in un unico pacchetto. La seconda di queste architetture di questo tipo facilmente le migri a microservizi, perché già sono pensate con alcuni principi, separation of concern, do not reply, repeat yourself, eccetera. Altre cose invece sono delle cose che, sebbene siano server, sebbene siano super cool, puoi soltanto prenderle, cestinarle e ricominciare da capo. Io ho sempre la posizione talebana. Allora, 3 anni fa, quando si cominciava a parlare di function, 3-4 anni fa, avevo provato, mi ricordo da un cliente, a spingere per un'architettura serverless only. È stato abbastanza un incubo, ok? Quindi, perché diciamo solo serverless, ancora oggi non ho visto architetture completamente serverless, però quello sarebbe il mio sogno. E quindi quello che io consiglierei è... noi! Eccolo lì! Ma tu stai da un'altra parte, però, non va! Non l'ho ancora vista. Esatto, però vedi, esistono. Allora, questa valora la mia teoria. Cioè, quello che io dico è,
Il fatto che una cosa non sia stata fatta non è una buona ragione per non farla, cioè dobbiamo spingere questa cosa ai limiti, se ci crediamo veramente, cioè io la vorrei vedere un'architettura Azure solo serverless, e quindi insisto a dire lavoriamo in questi termini, cerchiamo di spingere il prodotto dove noi lo vogliamo portare, perché poi c'è una cosa bella che ho imparato in questi anni in Microsoft, che comunque il cloud ha una velocità importante di innovazione, ma che segue anche molto quello che fanno i clienti. Quindi abbiamo la possibilità di sterzare un po' questa macchina dalla nostra parte, e quindi dalla parte del serverless. Se diamo la spinta giusta, vorrei vedere questa architettura serverless only. Scrivetemi! E invece per quanto riguarda il futuro del serverless, cosa vi aspettate nei architettura server architettura completamente serverless? Qui sia Luca che anche noi in Vitesi abbiamo iniziato a lavorarci, quindi siamo la mia frontiera serverless. Ancora più in là mi piacerebbe vedere architetture miste di cloud vendor lavorare insieme, e questa secondo me è una cosa che avverrà nei prossimi 2-3 anni. Cominceremo a metterci a tavolino con clienti che hanno architetture di cloud vendor diverse. Luca? Secondo me certamente l'utilizzo di architetture diverse, perché alla fine a guidare dovrebbero essere sempre i benefici e la realizzazione di quello che il business richiede, che comunque il nostro business richiede, e noi oggi abbiamo diversi cloud vendor che si stanno polarizzando su diverse tematiche, quindi ci sono delle cose che funzionano meglio su Azure, delle cose che funzionano meglio su AWS, delle cose che funzionano meglio su Google e via dicendo. Quindi il fatto di adottare un approccio cross vendor ci darà la possibilità, secondo me, di poter beneficiare di queste cose. E questo sarà un notevole passo in avanti. Dal lato delle tecnologie serverless, la cosa che mi aspetto di più è una maggiore componentizzazione. Noi oggi siamo davvero al day one del mondo serverless, cioè noi oggi abbiamo visto la tecnologia, abbiamo iniziato a sviluppare alcuni framework, alcuni si stanno affermando meglio di altri, ma di fatto oggi abbiamo una manciata di framework per gestire un progetto, quindi da zero devo fare delle mie funzioni. Il prossimo livello è certamente quello di iniziare a costruire dei costrutti su questi framework che mi permettono di risolvere determinati problemi. Cioè, la cosa più banale del mondo: devo gestire un file upload con una URL pre-signed e la scadenza di questa URL. Ecco, che ogni volta che mi trovo in un progetto ad avere questa cosa, questo problema, devo ripartire o dal codice scritto e non esiste un componente che mi permetta di fare una cosa di questo tipo, non ha nessun senso. E i casi d'uso sono molteplici. Ecco, quello che mi aspetto succederà nei prossimi anni sarà che si affermeranno dei componenti più di alto livello, e che quindi i progetti potranno anche aumentare in complessità, perché magari addirittura i vendor stessi andranno a sviluppare alcuni di questi costrutti. Ok. Allora, prima di farvi la prossima domanda, siccome voglio vedere anche se la community ha scritto qualcosa, ha chiesto qualcosa, vi chiedo di pensare se avete delle domande da fare agli altri speaker. Mentre pensate, vi faccio un'ultima domanda da parte mia. Come vi mantenete aggiornati su questa tecnologia? Come vi mantenete aggiornati su serverless? Come cercate il confronto con altri dev, altri CTO, altri professionisti di questo settore? Paola, inizia pure tu. Ok. Posto che diciamo adesso ho un ruolo meno operativo, quindi diciamo meno hands-on, però prima per me c'era tanto lavoro di laboratorio, quindi quello è sempre stato per me il metodo di lezione per imparare le cose, quindi si inizia col tutorial, poi si fa un pezzettino in più, si aggiunge la cosa, magari possibilmente creato su qualcosa di vero, giusto per non fare esercizi virtuosi
accademici, però per me è sempre il lab. Adesso è un po' diverso, adesso magari mi affido anche a qualche articolo di community, in generale, sì, questo. Massimo? Beh, io diciamo sono costretto, nel senso che nel senso devo raccontarle giornalmente, però sì, sono d'accordo, provare a sperimentare con qualche progetto pseudoreale, sono pieno di GitHub con progetti pseudoreali, poi fatti male perché li faccio io, però secondo me sì, l'hands-on aiuta inizialmente, però poi provarti su un'applicazione che funzioni e che sia, non dico complessa, ma non banale, aiuta. Quindi quello lo faccio anch'io, sì, è qualcosa che uso anch'io. Luca? Assolutamente d'accordo sul hands-on, aggiungo un punto importantissimo, almeno per quanto mi riguarda, la community. Negli anni ho imparato tantissimo dalla community, con molte delle persone della community si è anche poi creato un rapporto di amicizia di cui sono contentissimo. Ad oggi vedo alla community l'occasione per confrontarsi, per anche discutere con alcuni membri della community. Capita magari di avere il canale Telegram o il gruppo WhatsApp dove ti scambi delle idee. Concordo con Paola, cioè facciamo un lavoro dove comunque è difficile compartimentare la formazione all'interno delle 8 ore lavorative. Questo vuol dire che deve esserci e che quindi l'azienda deve incoraggiare, e se l'azienda non incoraggia ci sono tutta una serie di problemi anche di crescita del team, ma dall'altro lato è difficile dire: ok, questa sera c'è un fantastico meetup, no, aspetta, è alle 18, io cade la penna perché io alle 18 non lavoro indipendentemente da tutto. Allo stesso modo, a maggior ragione se uno vive su grandi poli come può essere Milano, Roma, comunque zone che danno anche molte opportunità di questo tipo. Poi dall'ultimo anno e mezzo tantissimi eventi come questo sono andati online. Ecco, il fatto di tenersi aggiornato è qualcosa che parte per passione e deve secondo me a un certo punto avere e trovare il supporto dell'azienda. Allora a quel punto la persona può crescere. Dall'altro lato il mio consiglio è, indipendentemente dalla vostra funzione all'interno dell'azienda, continuate a scrivere codice. È soltanto quando scrivete codice che vi rendete conto se una decisione funziona o è una stupidaggine. Confermo e sottoscrivo. Anch'io. Da parte mia, per riuscire a scrivere quanto più codice possibile, mi sono, sai, fai nascere side project che poi comunque crescono anche quelli, quindi lì cominci a dover seguire più cose, e però è sempre una bella avventura. Allora, sono arrivate 2 domande, una per Massimo e una per Luca, e dato che abbiamo poco tempo, vi chiedo di rispondere magari in maniera veloce. Allora, Massimo ha fatto un esempio di implementazione di long running process. Quanto indicato e quanto in generale viene utilizzato il serverless per implementare logiche di business complesse? Beh, indicato, secondo me, indicatissimo, nel senso che più la logica è complessa e più riesce a decomporla, e che è l'idea che ha l'orchestratore delle function, le logic app, ma tutti quei meccanismi di serverless che si basano su orchestrazioni di microattività, e più secondo me lo gestisci in maniera puntuale e precisa. Poi quanto venga utilizzato, io non ho il contatto diretto, ribadisco, vengono fatte tantissime domande su Durable e su logic app, proprio nell'ottica di integrazione di workflow complessi aziendali. Quindi immagino che se già non vengano implementati, l'idea è quella di provarci almeno. Quindi poi non so se Luca ha un polso più diretto su questo. Sì, vedo come in molti casi il fatto di decomporre e avere servizi di orchestrazione ti dà la possibilità magari di andare a sostituire piccoli pezzettini o aggiungere funzioni. Cioè, un esempio banale fra tutti, per un cliente, servizio di analisi di immagini, orchestrazione di modelli di machine learning con tante lambda. La prima soluzione è, ok, tutto 2 o 3 lambda in cascata, 2 o 3 funzioni in cascata che organizzano il modello, perfetto. Sono vincolato a quell'utilizzo e a quello scenario di utilizzo. Nel momento in cui io utilizzo un servizio esterno, nel nostro caso Step Function, per orchestrare frammenti più brevi di funzioni, il beneficio che ottengo è che, ad esempio, posso aggiungere un ulteriore criterio di analisi, un'ulteriore funzionalità con un intervento minimo.
Di conseguenza, servizi di orchestrazione, soprattutto quando il nostro dominio applicativo ha uno stato intrinseco, cioè se io carico un'immagine, questa immagine viene salvata, viene analizzata, viene salvato il risultato, il mio dominio applicativo ha uno stato intrinseco, il fatto di gestire questa cosa con un servizio di orchestrazione, anche che implementi e supporti dei processi di business long running, è qualcosa che ha perfettamente senso e anzi permette poi di favorire l'estensibilità. Ok, ultima domanda, questa era per Luca, era stata scritta prima durante il tuo intervento. A proposito di single table design, pensi che se fatto nel modo giusto sia adatto a quasi tutti gli use case o è più adatto per specifici scenari? There is no silver bullet. Cioè, non esiste un design per tutto. Single table design è uno strumento estremamente potente. Se ascoltate i talk di Rick Hulian, vi convincerà che potete usarlo per qualunque cosa. La verità è che funziona molto bene quando voi avete degli access pattern molto chiari. Cioè, se sapete come tirate fuori i dati da quella tabella, allora è perfetto. Se non lo sapete, allora scegliete qualcos'altro. Ve lo dice uno che ha buttato 160 milioni di eventi dentro la tabella Dynamo e poi ha pianto quando ha dovuto fare una stampa e tirarla fuori. Quindi non esiste una soluzione che va bene per tutto. Single table design è molto potente, è molto efficiente. Dovete avere chiaro il pattern di accesso ai dati. Ok, grazie mille. Allora, purtroppo il tempo è scaduto, quindi vi ringrazio tantissimo per la vostra disponibilità e per averci insegnato tantissime cose quest'oggi. E io quando sento questo tipo di talk non vedo l'ora di mettere le mani in pasta, quindi questa notte sicuramente sarò lì a testare le cose che ci avete insegnato. Allora, Paola Annis, Massimo Bonanni e Luca Bianchi, grazie ancora e vi auguro una buona giornata. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Thank you.